Chi conosce la Cina dovrebbe sapere che è un paese multietnico con 56 gruppi etnici. Tra questi, i Li sono i primi abitanti dell'isola di Hainan e vivono principalmente a Linshui, Baoting, Sanya, Letong, Wuzhishan e in altre contee e città della provincia. Per il popolo Li, il 3 marzo è una festa tradizionale importante quanto la festa di primavera. Cari amici, io sono qui a Pinlangku, nella contea di Baoting, nella provincia dello Hainan, dove sono in corso i festeggiamenti del festival tradizionale più importante delle etnie Li e Miao, il San Yue San, ossia la festa per il terzo giorno del terzo mese del calendario lunare. In questo giorno, diciamo che in questo periodo, i Li e Miao e Hainan partecipano alle cerimonie di culto degli antenati, competizioni sportive tradizionali, danze, competizioni di canto, eccetera. Allora andiamo subito a scoprire il fascino delle culture Li e Miao. Il culto degli antenati è la cerimonia più importante del San Yue San. Ogni anno, nel terzo giorno del terzo mese del calendario tradizionale cinese, uomini e donne del popolo Li e Miao di Hainan indossano abiti festivi e si riuniscono da ogni parte per venerare gli antenati, ringraziare la natura per le sue benedizioni e esprimere le proprie speranze di un buon raccolto nell'anno successivo. Quando si parla di abiti tradizionali, non si può non menzionare il brogatto Li. Qui a Pinlangku possiamo vedere l'esibizione di questa tecnica tradizionale che ha una più di 3.000 anni, diciamo, la tessitura del brogatto dell'etnia Li. Qui possiamo vedere, diciamo, delle vecchie signore che stanno lavorando. Andiamo a vedere un po' da vicino. Blum. La tessitura del brogatto è un'attività tradizionale dell'etnia Li, conosciuta come fossile vivente della tessitura del cotone. Negli ultimi 3.000 anni questa abilità si è conservata intatta. Oggi è amata da un numero sempre maggiore di giovani. Ho intervistato un'esperta nello studio dei disegni del brogatto Li, Fu Panchan. Mi ha detto che i Li sono un'etnia priva di lingua scritta e che la loro storia di oltre 3.000 anni è stata registrata e tramandata proprio grazie ai disegni del brogatto. Oggi esistono oltre 100 tipi di disegno, tra cui figure umane, animali e piante sono quelli più utilizzati. Ho notato un interessante motivo a figura umana, che l'esperta mi ha detto essere un motivo di danza. Le danze tradizionali dell'etnia Li sono piene di forza e ritmo. Sono una parte importante della cultura Li e portano con loro l'orgoglio e l'onore della nazione. Quest'anno, nella città di Wuzhishan, a Hainan, si è tenuto un evento della danza con 10.000 persone, durante il quale i cittadini, abbigliati con abiti tradizionali, hanno ballato e cantato insieme per festeggiare. Mi sono unito alla folla anche io. Per ammirare il fascino più originale dell'etnia Li, ci si deve recare nelle zone in cui vive. La zona turistica di Pinlangku, in cui mi trovo, è stata creata sulla base degli antichi villaggi Li e Miao, promuove l'occupazione delle minoranze etniche locali e lo sviluppo dell'economia turistica locale, attirando un gran numero di turisti nazionali e stranieri. Molto bene, molto bene. Vedo anche che appunto i locali, le persone insomma, della Miao e Li sembrano molto felici nel loro ambiente, possono trasmettere la loro cultura non solo ai propri figli e nipoti, ma anche possono trasmetterla a altra gente di altri posti. Come porto di libero scambio, Hainan è aperto e inclusivo. Consumer Expo e Boao Forum per l'Asia hanno attirato ospiti da tutto il mondo.
In qualità di isola umanistica, Hainan dimostra il suo fascino unico e la sua cultura tradizionale si sviluppa nell'eredità e nell'innovazione. La Cina è un paese multietnico, ogni suo gruppo etnico ha la propria cultura unica che intreccia con quella degli altri. Se venite in Cina dovete venire anche assolutamente all'isola di Hainan che con la sua magnifica costa, le acque cristalline, le foreste pluviali e tropicali e le spiagge con la sabbia fine. Qui è anche diciamo, un tesoro delle culture minoritarie, quindi venite per godervi sia della natura che della cultura.